Allora, Toni Negri, intanto grazie infinite di essere venuto alla Versiliana. Dopo di lei verranno una serie di ministri, di politici. Io ho accennato appena a questo libro Impero, che è tradotto, molte edizioni, successo, usato nelle università di tutto il mondo. Che cos'è questo libro? Cosa contiene? Io non sto adesso a parlare, devo parlarne lei, mi sembra che sia più giusto. Questo libro è nato in una maniera abbastanza strana, cioè con questo mio amico americano che è stato prima il traduttore di alcuni altri miei libri negli Stati Uniti, ci si è cominciati a chiedere se effettivamente lo Stato-nazione, lo Stato nel quale eravamo stati abituati a vivere, noi, ma anche le generazioni precedenti, cioè praticamente da 400 anni almeno, ecco, se questo Stato-nazione funzionasse ancora e se nel nostro mestiere, che era quello di filosofi della politica, sociologi del politico, storici delle dottrine politiche, se in questi campi tutte le categorie che lo Stato-Nazione ci aveva lasciato potessero ancora essere utilizzate di fronte ai nuovi fenomeni che l'attualità, la cronaca di tutti i giorni ci presentava. In effetti non so, le prime domande che ci siamo posti erano queste, ma il potere dello Stato-Nazione, la sovranità dello Stato-Nazione era assoluta e indipendente rispetto a tre cose, per esempio: armarsi, far la guerra, prima cosa. Lo Stato-Nazione era nella storia capace di fare questo, con i disastri che ne sono venuti. In seconda cosa era un potere capace di produrre moneta, cioè instaurare un regime di scambio all'interno dei paesi, dei territori, coniare moneta, stabilirne il valore, e in terzo luogo creare unità culturali, regolare l'informazione, costruire comunicazione, valori, in maniera indipendente. Ecco, e la prima risposta che noi davamo, ma una risposta quasi banale, ovvia, che tutto questo non esiste più. Cioè le grandi attribuzioni, le grandi prerogative dello Stato-Nazione sono prerogative in grave dissoluzione, quasi desuete. Questa era la prima questione che ci siamo posti, e a quel punto lì, di fronte a questo esaurimento della sovranità dello Stato-Nazione nel mercato mondiale, perché l'altro fenomeno che avevamo di fronte era questo, era l'unificazione dei mercati, il fatto che una merce girava tranquillamente, che con una telefonata si potevano spostare capitali e ordini finanziari da una parte all'altra del mondo in qualche secondo, salvo le difficoltà appunto telematiche a cui accennavamo prima, ma di fronte appunto a questo mondo fatto in questa maniera ci chiedevamo qual è l'altro tipo di sovranità, perché un mercato siffatto senza regole non può esistere. Certo, sono state scritte favolette molto interessanti e divertenti nella storia europea e occidentale, cioè che il mercato è retto da una mano invisibile e via di questo passo, però in effetti poi questo mercato retto da una mano invisibile non ha mai funzionato. E in particolare voi io e il mio compagno, così siamo assolutamente convinti che invece il mercato sia qualcosa di istituzionale, che crea i propri organismi di controllo, la propria strumentazione, e quando non ci sono, vabbè, cioè vivere nell'illegalità, nello star fuori dall'illegalità, oggi ne abbiamo esempi a non finire. Quindi ci dovevamo chiedere qual è il potere autoritativo, no? Che
interviene su questo, su questo, su questo, su questo nuovo orizzonte. E un potere autoritativo che, badate bene, non è così, non era così semplice da identificare. Certamente non poteva essere la mano invisibile, perché doveva certamente stabilire che cos'era la guerra. Rispondere cioè alle domande a cui lo Stato-nazione non rispondeva più. Stabilire che cos'era la guerra, stabilire qual era il valore della moneta e degli scambi, stabilire come doveva funzionare la comunicazione, qual era il tipo di informazione. Tanto più che poi, va bene, c'erano stati tutta un'altra serie di fenomeni enormi, per esempio l'informazione e in generale tutto quello che si accumula attorno alla formazione era diventato valore produttivo, ma su questo torneremo casomai più avanti. Come mai, Tony, poi passo a Lorenzo Bianchi. Lorenzo Bianchi, non ho detto che tu sei archeologo, ho detto che si occupa, ho parlato di archeologia di Roma, ma tutt'altra cosa, non ho detto che tu sei archeologo, ho detto che hai scritto libri, sei uno studioso, sei un giornalista, sei un inviato. Tutt'altra cosa. Dunque, perché questo libro è diventato una specie di Bibbia dei no global? La domanda è chi è? A me? Ma intanto non è diventato una Bibbia dei no global, non è diventato una Bibbia per nulla. Semmai è diventato una Bibbia dei global o dei new global. Cioè di tutti quelli che pensano che oggi il mondo può essere rinnovato non più semplicemente a livello dello Stato-Nazione, ma incidendo su questi grandi processi che sono irreversibili. Io penso che effettivamente questo mondo imperiale, è caratterizzato da un processo che è un lungo processo con contraddizioni enormi, del quale un processo nel quale siamo, non dico all'inizio, ma certamente sicuramente non ancora alla metà, e che è caratterizzato da una questione fondamentale: chi comanderà? Oggi noi sappiamo chi comanda, ma sappiamo anche chi comanda chi. Comanda dal punto di vista, noi abbiamo ripreso per esempio per descrivere un momento la formazione di questo impero, quando dico noi parlo sempre di me e del mio compagno, non è un plurale maiestatis quello che impongo. Ecco. Noi abbiamo proposto uno schema che è il vecchio schema di Polibio, no? Rispetto all'impero romano, dicendo che probabilmente, con tutta probabilità, o comunque come schema di lettura oggi, per parlare di impero si può parlare di tre punti di sovranità che sono, come diceva Polibio, la sintesi delle tre forme tradizionali di governo. Fin dall'antichità, cioè fin da Platone, da Aristotele, dagli stoici, si è parlato di tre forme di governo che sono la monarchia, cioè il governo di uno, la aristocrazia, cioè il governo di pochi, e la democrazia, cioè il governo dei molti. Nell'immaginazione antica, che poi è stata ripresa nel Medioevo e soprattutto nella Rinascenza, queste tre forme di governo erano forme cicliche, nel senso che ognuna di queste forme si corrompeva e la monarchia diventava tirannide, cioè il governo dell'uno diventava tirannide, l'aristocrazia diventava oligarchia, cioè il governo di pochi, la democrazia diventava spesso anarchia, cioè incapacità di decidere e quindi esplosione o implosione del sociale. Polibio, teorizzando l'impero romano, ha teorizzato l'impero romano come sintesi definitiva e quindi anticiclica, anticorruttiva, ecco, della forma imperiale. E diceva: c'è un imperatore, quindi un potere monarchico, c'è un senato, quindi un'aristocrazia, e c'è un popolo democratico, una forma democratica, che sono i comizi e i tribuni. Ecco, e noi oggi, dicevo, si sa chi comanda, cioè indubbiamente il governo degli Stati Uniti, il G8, l'FMI, il Fondo Monetario Internazionale, alcune altre grandi organizzazioni, probabilmente non la Banca Mondiale, che è una cosa diversa, o comunque venuta evolvendosi in maniera molto strana e molto diversa, certamente il Fondo, l'Organizzazione per il Commercio Mondiale. Ecco, questo costituisce il governo centrale. Poi c'è l'aristocrazia. L'aristocrazia sono queste multinazionali, no? Che sono veramente diffuse su tutto il mondo, che lo coprono con una rete, che è una rete di produzione, di distribuzione, di gerarchie, no?
gerarchie nel costo del lavoro, gerarchie nella vendita delle merci, gerarchie nella specializzazione produttiva dei paesi, ridefinizione di confini e tutto di questo, no? Cioè una nuova organizzazione materiale di questo mondo che invece è unificato dai flussi culturali, dai flussi finanziari, eccetera. E poi una democrazia che purtroppo ancora manca, no? Abbiamo qualche organizzazione senza, come si dicono, organizzazioni non governative, no? C'è qualche Stato che ha ancora la capacità di esprimersi, no? Ecco così. Però una democrazia... Quale Stato? Cioè, ma non so, esprimere. Certi Stati, ma non so, io non so, per esempio, io penso spesso, non so, c'è anche degli Stati, per esempio certe volte il Canada, per esempio su tutte le proposte ecologiche, che si esprimono democraticamente, ecco, no? O se no, in Sudafrica, rispetto, dico, quelli che sono problemi incredibili, no? Ecco, che riguardano la demografia o la diffusione delle malattie endemiche in Africa, e via di questo passo, se no altri paesi per quanto riguarda i problemi dell'acqua, eccetera, eccetera. Cioè, ma capisci, dicevo appunto, non c'è la possibilità di definire in realtà dei comizi, come alla romana, insomma, no? Dei comizi e dei tribuni, ecco, del popolo, anche perché poi sa, il problema grosso è che non si sa più che cosa sia il popolo, in realtà, il popolo, anche il popolo, no? Fa parte delle grandi categorie che sono finite, il diritto internazionale, pensate, quando si dice che lo Stato-nazione si estingue, si dicono una serie di cose enormi dietro, cioè praticamente tutte quelle che sono le categorie politiche, pensate per esempio al diritto internazionale privato. Una volta c'erano dei begli stati con i loro confini, i mercati dovevano attraversare i confini, si stendevano attraversando i confini, c'erano delle dogane, c'erano dei prezzi per le merci, per entrare e uscire. C'era quindi un controllo che era più o meno esteso, più o meno regolato del commercio. Oggi la grandissima parte dei commerci tra le multinazionali passa, è completamente fuori dalla qualsiasi tipo di legittimazione degli stati-nazione. Si chiama ormai la lex mercatoria, cioè gli accordi vengono stabiliti fondamentalmente da delle agenzie giuridiche che risiedono negli Stati Uniti e in Svizzera e che stabiliscono praticamente la vera legislazione degli scambi a livello internazionale, salvo il controllo dell'Organizzazione del Commercio Mondiale. Non è che con questo suo libro nasce un nuovo movimento, perché ho letto che in tutte le università, diciamo anche da Tokyo, dicevo prima, da America, Francia, c'è un interesse molto fra gli studenti, molto grosso su questo libro, insomma. Io credo che... Io non ho nessun interesse che nasca un... Cioè, non penso che questo sia un libro, anche stato qualcuno che ha scritto che era il nuovo manifesto del Partito Comunista o dei comunisti. Io credo che veramente questo libro sia un libro analitico. Ecco, sì, è un libro analitico, un libro che pone veramente una serie di problemi. Dice con tutta chiarezza, guardate signori, qui dopo 500 anni di vita dello Stato-Nazione, questo Stato non c'è più. Con lo Stato-Nazione finiscono il diritto internazionale privato e il diritto internazionale pubblico. Qui si fanno la guerra completamente al di fuori degli schemi, no? della legislazione westfaliana, no? Cioè, così. Lo stesso capitalismo che aveva avuto interesse indubbiamente allo Stato-Nazione, perché sullo Stato-Nazione si è costruito, no? Questi stati, soprattutto gli stati fondamentali, sono tutti stati capitalistici che hanno utilizzato gli Stati-Nazione per crescere. Il popolo era un concetto legato allo Stato-Nazione, era attraverso i suoi rappresentanti era il fondamento della sovranità, dello Stato-Nazione. Ma oggi che cos'è il popolo? Come può essere rappresentato quando praticamente non si può in realtà decidere delle tasse, quando non si può decidere le quantità monetarie e della loro distribuzione, se non relativamente, molto relativamente, all'interno di quelle che sono delle grandi dimensioni internazionali che vengono stabilite da degli organi internazionali, cioè dai governi stessi che agiscono in un altro modo, con un contatto diretto col capitale. E quindi questo è quello che io volevo dire, e più volevo dire un'altra cosa, badate bene che questo mondo nuovo, questo mondo globale, non è qualche cosa di peggio, ma è forse qualcosa di meglio rispetto a quello che c'era prima, perché quel mondo di prima
era una gran carognata. Gli Stati-nazione sono quelli che ci hanno mandato in guerra, a morire, nelle trincee, a massacrarci, che dietro l'idea di patria hanno distrutto generazioni. Nella mia famiglia sono morte 6 persone tra la prima e la seconda guerra mondiale. E questo qui, ditemi per chi, per cosa. E poi, questo mondo diverso, questo è stato anche... vedete, per esempio, noi descriviamo nel libro, per esempio, la genesi, no? Di questa storia imperiale. La genesi di questa storia imperiale cosa deriva? No? Deriva dal fatto che praticamente a livello di Stato-nazione ad un certo punto non è più possibile stabilire dei meccanismi di regolazione e di sviluppo capitalistico. Che cosa vuol dire questo in parole estremamente povere? Vuol dire che quando si produce si fa una torta, no? Più o meno, ecco, di beni così. Questi beni in parte vengono distribuiti, no? Ai lavoratori, no? E in parte vengono utilizzati per la ricostruzione e il rilancio del sistema, mantenendo, e questa è la condizione fondamentale, un certo rapporto di forza. Cioè quelli che comandano devono continuare a comandare, no? Sulla base di questo rapporto. E quando si supera una certa proporzione, il comando non si esercita più in questa ripartizione di beni. C'è stato un momento, no? Attorno al 68, dopo il 68, tra il 71 e il 73 fondamentalmente, in cui con una grandissima decisione, dico così, grandissima la dico perché ha avuto appunto ripercussioni epocali, di Nixon-Kissinger, no? Gli scambi sono stati resi, il valore della moneta è stato reso mobile. Cioè il dollaro è stato sganciato dall'oro, dalla fissazione del suo valore. A questo punto i rapporti politici sono intervenuti in maniera massiccia. E perché hanno fatto questo? Perché sulla base fissa dei cambi le lotte operaie stavano rosicchiando il potere, stavano squilibrando completamente la situazione. A questo aggiungete due altri fenomeni enormi. La decolonizzazione, che si completa con la vittoria straordinaria di un piccolo popolo come i vietnamiti sui gendarmi americani, che, badate bene, non aveva tutte le colpe in quella storia, era arrivato lì semplicemente come erede degli imperialismi europei, della Francia, dell'Inghilterra, eccetera. E in fondo ci avevano poco da perdere, l'avevano fatto per fedeltà al mondo occidentale. E poi terzo, e questo, anche questo, la fine del colonialismo, un altro fenomeno enorme, no? Che sconvolge, alzi immediatamente il prezzo delle materie prime. 73 è anche la prima grande crisi petrolifera. E in terzo luogo, quello che avverrà nell'89 solamente, ma è che era cominciato già negli anni 70 con la stagnazione, no? col blocco dei rapporti interni, la definitiva sconfitta del totalitarismo socialista, cioè della forma socialista della gestione del capitale. E questo è l'altro grande fenomeno che si accumula, no? A questi tre, e qui, boom, salta veramente tutte le vecchie forme di gestione del mercato attraverso appunto la forza dello Stato-Nazione, salta, si costituisce d'amblè su questa grandissima, uno spostamento appunto dei punti di sovranità. Questi punti di sovranità noi li chiamiamo impero, ecco, e tentiamo appunto tutta una serie di elementi, dico così, di connotazione delle caratteristiche di questa nuova sovranità. Che cosa questa sarà? Chi prenderà in mano? Vi ho detto finora, abbiamo alcune indicazioni, ma chissà, è chiaro, per esempio l'11 settembre è anche, al di là di tutta la sua mostruosità, eccetera, è anche un sintomo di lotte estremamente forti, no? Lì c'è per esempio un condottiero, no? Bin Laden, condottiero rinascimentale, no? Così, conduttore di truppe mercenarie per l'imperatore, che si rivolta all'imperatore, questo è evidente, no? Ecco. Ci sono lotte di questo genere che sono in corso, ci sono anche modificazioni enormi, dico proprio, delle caratteristiche della sovranità. E va bene, su questo dico, vogliamo approfondire. Se Lorenzo Bianchi. Cominciamo con domande. Sì, io la mia prima domanda era appunto, comunque questa fisionomia dell'impero,
è il punto centrale interrogativo di tutta questa vicenda. Ascoltando anche adesso Toni Negri, mi rendo conto di quanto sia faticosa questa definizione. Infatti, la mia prima domanda era: ma come si può definire in maniera sintetica e chiara cos'è l'impero? Devo dire che, avendo sentito questa introduzione, forse quasi quasi la ritirerei. Sarei tentato di ritirarla, ma invece no, la ripropongo. L'impero è il sovrano del mercato mondiale. Però è un processo, è un divenire. Non è che possiamo dire. Ecco, per esempio, una cosa in cui sono stato in alcuni di questi dibattiti che faccio, sono sovente attaccato, soprattutto dai miei amici di sinistra, è il fatto di non volere, né nel libro, né ulteriormente, neppure dopo l'11 settembre. Il libro, badate bene, il libro praticamente è stato finito nel luglio del 97. Quindi quanto tempo è passato, no? E, ecco, una cosa alla quale rispondo sempre negativamente, a molti amici che mi attaccano su questo terreno, è il fatto che l'impero non è l'impero americano. È fuori dubbio, no, che l'America, gli Stati Uniti sono un elemento assolutamente fondamentale dal punto di vista imperiale. Si dice, vabbè, New York è la Roma finanziaria, Washington è la Roma militare, Hollywood è la Roma della comunicazione, dell'informazione. Questo lo si dice dappertutto, così anche nei fumetti. E però, una volta detto questo, si fugge a quella che è la vera definizione della complessità dei rapporti e del loro divenire quando si dice questo. Perché in effetti ci sono delle cose che a me risultano molto simpatiche da questo punto di vista. Per esempio, i finanziamenti delle multinazionali che spesso non sono multinazionali ad origine americana, e comunque anche quando sono ad origine americana sono multinazionali davvero, alle elezioni, ai presidenti americani, alle elezioni dei presidenti americani. Il fatto che la compenetrazione delle elite capitalistiche a livello mondiale è ormai globale. E è globale al punto di distinguere, di far finire veramente quella che è la vecchia definizione tra primo, secondo e terzo mondo. Il capitalista sudafricano manda i suoi figli a formarsi a Harvard esattamente come lo fa l'americano. Il cursus honorum delle elite mondiali passa attraverso tutta una serie di punti ormai prestabiliti. L'unificazione non è semplicemente linguistica, ma è, diciamo, biopolitica, no? Ecco. Implica la vita. La divisione del mondo, appunto, non è più tra primo, secondo, terzo mondo. E badate bene, non è tanto il problema del primo, secondo, terzo mondo, perché poi il terzo mondo c'è ancora, solo che spesso lo troviamo all'interno del primo. Se voi andate nel centro di Los Angeles o all'immediata periferia, lì trovate il terzo mondo, ecco, in termini assolutamente tragici, esattamente come in Nigeria o in Sudafrica potete, o in Kenya, dico, potete trovare veramente fasce di primo mondo. Ecco, così. Ma il problema non è tanto questo, quanto appunto il compattamento, ecco, degli interessi e il compattamento delle forme, no? Di progettazione del dominio, ecco, che si sviluppano in maniera unitaria. Però tutto questo è in divenire. E io spero che resti in divenire per un bel pezzo. Senta Toni Negri, abbiamo parlato molto del suo libro, poi ne parleremo ancora. Vorrei parlare un attimo un po' del passato, della sua vita, di quello che è accaduto. Sono io, signore. Per esempio, il capitolo della violenza, che è rimasto dolorosamente aperto in Italia per troppo tempo. Ecco, secondo lei, ogni violenza sanguinaria faceva parte di un'unica strategia oppure
da quali comuni obiettivi era legata alle altre? Io non vedo comuni obiettivi. Se lei parla degli anni 70, io non vedo comuni obiettivi. C'erano... Il fenomeno della violenza è stato legato da un lato all'estremismo operaio, in maniera assolutamente precisa, cioè si trattava di difendere da parte degli operai degli interessi all'interno di questo quadro di cui avevano percepito perfettamente il passaggio di epoca. C'era un passaggio di epoca, le fabbriche stavano per essere distrutte, per così dire, non che siano state distrutte evidentemente, ma il modo di produzione si trasformava, si andava dal modo di produzione tradizionale legato fondamentalmente alla centralizzazione della classe operaia nelle fabbriche, nelle grandi fabbriche, a quello che era un modo di produzione che invece investiva la società e metteva al lavoro forze sociali diffuse. All'inizio si mettevano fuori le produzioni dalle fabbriche, no? Ecco, e poi invece si incentivava, no? All'interno del sociale, chiamiamolo così, si incentivavano produzioni autonome. Classico, per esempio, ne parlavamo un momento fa, appunto quello che è avvenuto nell'editoria, no? Dove i giornalisti si sono trovati ad essere operai, tutto d'un colpo, e questo significava però anche, dico, diffondere socialmente, no? Perché allora poi i fotografi diventavano precari, che circolavano, e via di questo passo, cioè, e poi dico la mondializzazione che andava avanti, cosa faceva? Quindi la violenza si è stabilita lì, c'è stata della gente che in maniera prima estremistica e poi terroristica ha sviluppato una resistenza. Prima in maniera estremistica, cioè il picchetto di fabbrica che diventava violenza sulla città, violenza su attorno, ma e poi in maniera terroristica, cioè attraverso l'omicidio e attraverso l'organizzazione terroristica come tale. Da parte invece, poi ci sono stati invece tutto l'altro processo che non si può confondere con il primo, e che è il processo di quelle che sono state chiamate le stragi di Stato, o comunque erano, ma sa, queste sono cose che sono talmente in fondo elementari per uno studioso di scienza politica, cioè dall'epoca napoleonica e comunque dal Napoleone III viene teorizzata, no? Quella che è la controviolenza, cioè si utilizzano apparati di Stato o spesso apparati delinquenziali per rispondere con uguale violenza, per praticamente creare l'alternativa alla violenza, no? Un'alternativa violenta alla violenza. Io credo che queste sono cose che voi trovate scritte poi certe volte in quelle cose che sono maledettamente chiare, certe volte terribilmente oneste, che sono per esempio i trattati di guerriglia o di controguerriglia americani, no? Firmati da generali americani, da insegnati a West Point, come in qualsiasi altra scuola di guerra. Oltretutto, questo è estremamente interessante, vede, mi fa venire in mente adesso, se lei prende adesso per esempio tutta l'ultima letteratura sulla guerra, che dopo l'89 ovviamente, no? Dalla fine della guerra fredda, è stata sviluppata un'enorme letteratura, in ambienti ufficiali, no? Ecco, così, soprattutto americani, ma non solo, gli inglesi e francesi non sono da meno, ecco, in proposito, su quella che è la nuova forma della guerra, quella che è cominciata come rivoluzione negli affari militari e che poi è proceduta attraverso tutta un'altra serie di... Su internet trovate tutto, se volete andarvelo a vedere, ecco. E lì appunto tutte queste cose di controguerriglia, tutte queste cose qui che a noi sembrano in fondo così misteriose, eccetera, sono spiegate con una certa intelligenza. Senta, ma lei per che cosa è stato condannato? Cioè, che cosa... Cosa avrebbe fatto? Io sono stato condannato in primo grado a 30 anni, cioè io sono stato, scusi, arrestato come anello di congiunzione tra i movimenti autonomi che agitavano nelle piazze e le Brigate Rosse, in quanto forma militare dell'autonomia sociale.
sono stato riconosciuto come il telefonista di Moro, cioè il telefonista dell'affare Moro. Sono stato per 4 anni e mezzo in carcere preventivo, senza processo, sotto queste accuse, che sono state trasformate verso la metà dei 4 anni e mezzo di carcere preventivo, quando un pentito delle Brigate Rosse ha detto: ma Negri non c'entra proprio nulla, anzi, Negri è il nostro nemico. Negri era uno che non voleva passare alla lotta armata a tutti i costi. A quel punto mi accusarono di essere responsabile di tutte le cose che erano venute in piazza e ebbi 17 processi attorno a tutte le bottiglie Molotov che erano state buttate in Italia, da Trieste a Padova, a Brescia, a Milano 3 processi, a Torino, eccetera, eccetera, 17 processi. Nel 83 cominciò il processo e contemporaneamente al processo fui presentato come deputato dai radicali, con i quali io non sono mai stato radicale evidentemente, si era intercorso un buon rapporto, in quanto io portavo i voti e loro mi facevano uscire. Sì. Io ho portato i voti, infatti sono uscito, sono stato eletto a Milano, a Roma e a Napoli. E perché non ci si poteva presentare solo in 3 collegi, ma in realtà avrei potuto essere eletto in molti altri collegi. Dopodiché, con 3 voti di differenza, 296 contro 300, e Pannella non aveva votato, i 10 voti di Pannella non erano intervenuti nel voto, mi è stata tolta l'immunità. A quel punto me ne sono andato in Francia. Sono rimasto in Francia fino al 97, ho insegnato in tutte le università francesi, ho scritto questo libro, come tante altre cose, e poi sono tornato nel 97 perché mi avevano fatto capire che c'era la possibilità, nell'ambito della bicamerale, di ottenere l'amnistia per me e per soprattutto per tutti gli altri. Io stavo bene a Parigi, quindi non sarei mai tornato altrimenti. E invece la bicamerale è saltata e l'amnistia non è stata fatta, e quindi mi sono fatto ancora 1 anno di prigione ferma, 3 anni di prigione andando su e giù di notte, non ve l'auguro quella lì, perché la prigione ferma in fondo, quando si è chiusi, no? In fondo ci si organizza il lavoro, si scrive, si può fare così, insomma. Ma però quando si deve andare su e giù è una fatica, guardate, proprio. Gli operai faticano di meno, perché non lo fanno almeno il sabato e la domenica. Il lavoro operaio è faticoso, questo è fuori dubbio. Senta, ma lei ha detto telefonista del rapimento di Moro, ma non era a Parigi lei in quel periodo? No, io ero in Italia. Non ha preso la notizia? Io ho preso della morte di Moro, ero a Parigi. E io ero stato a Parigi molto spesso in quel periodo, perché in quel periodo insegnavo alla scuola normale superiore. E dove avevo scritto questo libro, Marzo oltre Marzo, che bastava leggere quello per capire come con le BR, non potevo veramente. Dopodiché, badate bene, insomma, io dico con le BR sono stato un avversario politico, però è gente onesta. Sono dei terroristi, ma è gente onesta, non sono stati pagati da nessuno, mai. Sono dei terroristi, hanno ammazzato la gente e stanno penando, tutti quanti sono presi l'ergastolo, se lo fanno. Ma è gente onesta, non sono stati pagati a nessuno, non c'è nulla dietro di loro. Se non sono operai che si sono ribellati, punto e basta. Si pagano dignitosamente la loro pena e punto e basta. E bisogna finirla con queste storie che dietro c'è di tutto. Questa è solo confusione che va a coprire quelli che sono stati i veri delitti, le vere stragi, le cose che sono state fatte, dico veramente, per terrorizzare la gente. Però a volte hanno sbagliato obiettivo, insomma. Hanno sbagliato tutto, non a volte. Hanno sbagliato a fare i terroristi, hanno sbagliato a alzare il tiro a quel punto, hanno sbagliato politica, hanno sbagliato tutto. Ma non venite a raccontare che era gente diretta da un grande vecchio. Io ve lo posso dire perché grande vecchio ero stato anch'io, mi diceva. Lorenzo Bianchi. Sì, ecco, queste ultime osservazioni stimolano la curiosità di chiederle che cosa ne pensa di questi spezzoni brigatisti, Brigate Rosse, Partito Comunista Combattente, che a intermittenza, perfino un po' sospetta secondo me, ogni 3 anni riappaiono e colpiscono un obiettivo che è molto al centro dello scontro sociale del momento. Penso ad Antona e penso purtroppo molto recentemente a Marco Biagi.
Si chiamano Brigate Rosse e Partito Comunista Combattente, ma in realtà noi non sappiamo assolutamente chi sono. Lei cosa ne pensa? Penso quello che ne penserei, cioè il peggio di quello che si può pensare. Cioè? Ma cioè che è gente fuori dalla storia, fuori da tutto, non so chi siano, potrebbero essere gente appunto dei matti come dei provocatori. Non so assolutamente, cioè non ho il minimo indizio concreto, ecco, per poter dare un giudizio. Dico semplicemente quel che ne penso. Io per esempio mi ricordo la sera in cui è morto il giorno, la sera in cui è morto Marco Biagi, ero a Trieste in una riunione, fra l'altro avevamo fatto una presentazione di Impero, ma in un ambiente nell'aula magna dell'università, e c'era un sacco di proprio anche di compagni no global, no? Così, o global, new global, come chiamiamoli così. Così, ecco, io mi ricordo veramente quando è arrivata la notizia, la rabbia, veramente, cioè tutti hanno detto, qui si stava preparando, no, in quel periodo la grande manifestazione, quella di 3 milioni, no, del 23 marzo, tutti che hanno detto, ma questa è una cosa fatta contro di noi, no? Contro questo grande movimento di massa, o di moltitudine se volete. Voglio leggere alcune note che ho trovato con molta difficoltà, biografiche. In età giovanile è molto vicino al mondo cattolico, delle cui organizzazioni entra a far parte. Milita nella DC, con la quale entra presto in rottura e fonda un gruppo denominato Intesa, nel quale affluiscono i cattolici arrabbiati. Non è vero. Non è vero? Ma non è vero che l'Intesa sia un gruppo in cui confluiscono i cattolici arrabbiati. L'Intesa è l'organizzazione universitaria rappresentata nell'UNURI, Unione Nazionale Rappresentanze Universitarie, che era l'organizzazione ufficiale dei cattolici nel mondo da allora. È completamente, questa è una notizia completamente. Non sono mai stato iscritto alla Democrazia Cristiana. Guardi, lei che tanto ama internet, arriva da internet. Allora, 20 anni trascorre un periodo di studio a Parigi, almeno questo è vero, sì? E sono stato allievo del... A ritorno in Italia si avvicina al Partito Socialista, che a Padova rappresentava la maggioranza del movimento operaio, vero? Inizia lo studio del materialismo storico, trascorre un periodo in Israele dove fa esperienza di lavoro in un kibbutz, 1955 se non erro. Compie un viaggio in Jugoslavia come partecipante ad una commissione di studio sulla costituzione dei consigli operai in quel paese. Si avvicina con sempre maggiore interesse al movimento operaio, si reca in Germania dove si dedica allo studio del pensiero dei filosofi tedeschi. Ecco, i filosofi sono la sua parte forte, credo si sia formato sui filosofi e di tutta Europa e forse di tutto il mondo. Si avvicina al marxismo, intanto si laurea ed ottiene l'incarico di professore ordinario. Però Spinoza ordinario. Anche. Come? Anche Spinoza. Sì. Spinoza non lo possiamo... Quel professore non lo possiamo dimenticare. No. Incaricato di professore ordinario di dottrina dello Stato presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Padova. Ecco, il percorso è abbastanza bello, esaltante, eccetera, ma poi dopo che cos'è accaduto? Perché qualcosa è accaduto, non è che in lei, no? Io ho letto una bella cosa che dice che guardava all'alba gli operai nella nebbia, questi operai che andavano come tante formiche al lavoro, e lei li guardava, questa fatica, e pensava a questa qualità della vita e a questa umanità. C'è, mi sembra, all'inizio questo interesse per l'uomo, per l'umanità, per chi ha bisogno di... Ma guarda, intanto parliamoci chiaro, cioè io sono figlio di operai. Mio padre è operaio, mia madre è maestra. E quindi dico, so dal principio che cos'è la vita degli operai e la sofferenza. Non ho avuto bisogno di andare davanti alle fabbriche per capirlo. Nella nebbia, che poi sa, anche le morose si vedono nella nebbia nel Veneto. Allora, adesso c'è un microclima che è cambiato. La sua descrizione, però, comunque, è la sua descrizione. Quanto poi al fatto, cioè ci sono qualche elemento di errore in queste cose che dicevo, non sono mai stato iscritto alla Democrazia Cristiana, sono stato iscritto alla Gioventù Italiana di Azione Cattolica, che era, devo dire, allora, insieme a persone molto, molto diverse, perché c'era Umberto Eco con me,
c'era Emanuele Milano, che era un e via di questo passo. Ecco, ed era un ambiente molto strano, tutto questo ci hanno espulso perché, dico, ma devo dire che io ho avuto un'educazione molto laica e sono entrato nell'Azione Cattolica fondamentalmente perché l'Azione Cattolica a Padova, nella città in cui vivevo, era in fondo uno dei pochi luoghi in cui si faceva politica a sinistra. Da una parte c'era il Partito Comunista Italiano, che però era estremamente settario, chiuso, stalinista, ecco così. E dall'altra parte c'era questa Azione Cattolica, che era un gruppo di giovani maledettamente intelligenti, bravi, e che veramente pensavano che il mondo bisognava cambiarlo, insomma. E io ho fatto... Poi non sono entrato nell'Intesa, perché l'Intesa era appunto questo organismo invece cattolico molto... Era, credo che il dirigente dell'Intesa fosse Bace Pozzo allora, ecco, in quell'epoca, che era, addirittura era ancora più reazionario di quanto possa esserlo oggi, perché era monarchico addirittura, una cosa del genere, ecco, così. Quindi nell'Intesa non sono proprio mai entrato, mentre invece avevamo fondato a Padova una cosa che si chiamava... Si chiamava con i vari nomi diversi, insomma, si è chiamato anche Intesa Democratica, in cui il democratico era fondamentale, in cui fecero parte praticamente, credo che metà dei professori universitari di Padova di adesso, cioè che hanno la mia età, cioè tra i 60 e i 70 anni, ecco così, sono passati di lì. Ecco. E poi dico, per me è stata estremamente importante l'esperienza di Israele, ci sono stato un anno, ho lavorato in un kibbutz e sono diventato comunista in Israele. In Israele c'era allora la grande stagione dei comunisti che arrivavano. Il mio maestro di comunismo, se volete, era un ebreo egiziano, il quale era stato messo in galera da Naguib e liberato da Nasser. Io sono stato nel 53 in Israele, nel 54, e fu veramente una persona in cui veramente si viveva in questi kibbutz, no? Si viveva. C'era un comunismo radicale, no? Veramente in atto, cioè sia dalla proprietà alla famiglia, insomma, la dissoluzione di tutte le istituzioni borghesi era andata fino in fondo. Poi tornai e mi misi a studiare, divenni professore universitario e fu solo dopo essere diventato professore universitario che cominciai, devo dire, a far politica a fondo. Ecco, nel frattempo mi ero inserito nei Quaderni Rossi, cioè con questa organizzazione facevo una rivistina, ma e soprattutto ho cominciato ad andare davanti alle fabbriche. Io dal 58 fino a... ho sempre, mi sono alzato la mattina presto, prima lo facevo perché la mia mamma sosteneva che la mattina si studia meglio che la sera, e poi andava a fare la maestra, andava a lavorare fuori, si alzava alle 6 di mattina, e quindi mi svegliava alle 6, lavoravo dalle 6 alle 8, e devo dire che questo lo consiglio ai ragazzi se hanno voglia di farlo ancora. E poi invece mi alzavo alle 6 per andare davanti alle fabbriche, no? Anche alle 5, all'entrata del primo turno. E lì, perché poi io vivevo nel Veneto, in questo strano posto, che dove in effetti l'industrializzazione era in corso. Cioè io adesso, quando torno nel Veneto adesso, sono sbalordito. Questa è la regione più ricca, no? Una delle regioni più ricche d'Europa ormai, per non dire del mondo. E allora invece c'era una miseria folle, l'emigrazione, tutti se ne andavano così. E quello fu il periodo in cui veramente il sindacato non se ne parla. Il sindacato, il petrolchimico di Marghera, che fu il luogo in cui io lavorai soprattutto, no? Era stato praticamente, si è cominciato a mettere in piedi nel 58. Noi facciamo il primo sciopero che si chiamava Selvaggio, era uno sciopero organizzato dal principio alla fine, no? Proprio, ecco, lo chiamano Selvaggio perché i sindacati non c'entravano niente, perché il sindacato non c'era, c'erano solo i sindacati gialli, quelli, no, che facevano la contrattazione con il padrone. E noi invece mettemmo in piedi, no, queste forze che diventarono poi la base, no, proprio dei movimenti autonomi nel Veneto. E poi attraverso i Quaderni Rossi cominciai ad andare a Torino, alla Fiat, che era la grande scuola, no, in cui si imparava. Vedi come sono cambiate le cose, sono cambiate moltissimo, perché oggi, insomma, allora veramente la classe operaia nelle fabbriche era assolutamente fondamentale per insegnare a tutti come si poteva resistere allo sfruttamento, no? Le Brigate Rosse sono nate lì? Le Brigate Rosse sono nate all'Università di Trento, per quanto ne so io. Cioè, sono un fenomeno intellettuale che poi si è collegato in maniera molto stretta
alle avanguardie operaie, quindi non, molto stretta, devo dire, in maniera assolutamente decisiva, soprattutto poi questa avanguardia operaia all'interno delle Brigate Rosse è diventata centrale subito dopo l'arresto, che credo sia stato nel 75, di Curcio e Franceschini. Lei è stato leader di Autonomia Operaia, però. Ma anche lì sa un altro problema grosso, insomma, questo è appunto, io sono stato leader, non sono mai stato di nulla. Io sono stato direttore di un giornale, o di più giornali. Si chiamava alla stessa maniera, no? No, si chiamava Rosso. Rosso, sì. In cui, non so, c'era, ma anche lì, vede, come strano, perché c'era gran parte degli intellettuali, della gente che poi, dico così, che adesso li ritroviamo nei girotondi, e che allora invece faceva parte di queste cose. Non so, lì per esempio c'era, non so, c'era un sacco di nomi che potrei fare, di cui alcuni poi sono partiti in quegli anni, sono andati all'estero, sono diventati grandissimi professori altrove, ecco, negli Stati Uniti. Una altrove, domanda, insomma, poi passo tutto a Lorenzo Bianchi. Ma lei si sente la coscienza tranquilla? Ma senta, relativamente... Quali sbagli ha fatto, mi dica? Ma guardi, quali sbagli, ne sbagli abbiamo fatti tutti quanti. Io evidentemente dico di sbagli ne ho fatti molti, perché ho sopravvalutato la forza dei movimenti. L'ho sopravvalutata e quindi mi sono impegnato a questo, al livello della sopravvalutazione. E quindi questo è un errore, logico, è un errore di conoscenza. E questo, di questo ho pagato, punto e basta. Sto finendo di pagare 17 anni di galera, quindi dico, lasciatemi in pace, no? Però sono rimasto vivo, vedete? E questa è la cosa che mi interessa assolutamente. Ho continuato a studiare, ho continuato a lavorare, ho continuato a buttare fuori le mie idee e non sono pentito. Lorenzo Bianchi. Sì, io sono rimasto, devo dire, molto sorpreso dalla lettura del finale del libro, perché c'è il finale è veramente una grossa sorpresa. Ci ho letto alcune frasi, una è questa: questa militanza resiste nei contropoteri e si ribella proiettandosi in un progetto di amore. Poi si cita la leggenda di San Francesco d'Assisi, no? Un'antica leggenda che potrebbe illuminare la vita futura della militanza comunista. Insieme a persone molto, molto diverse, perché c'era Umberto Eco con me, c'era Emanuele Milano, che era un... e via di questo passo. Ecco, ed era un ambiente molto strano, tutto questo ci hanno espulso perché, dico, ma devo dire che io ho avuto un'educazione molto laica e sono entrato nell'Azione Cattolica fondamentalmente perché l'Azione Cattolica a Padova, nella città in cui vivevo, era in fondo uno dei pochi luoghi in cui si faceva politica a sinistra. Da una parte c'era il Partito Comunista Italiano, che però era estremamente settario, chiuso, stalinista, ecco così. E dall'altra parte c'era questa Azione Cattolica, che era un gruppo di giovani maledettamente intelligenti, bravi, e che veramente pensavano che il mondo bisognava cambiarlo, insomma. E io ho fatto... Poi non sono entrato nell'Intesa, perché l'Intesa era appunto questo organismo invece cattolico molto... Era, credo che il dirigente dell'Intesa fosse Bace Pozzo allora, ecco, in quell'epoca, che era addirittura era ancora più reazionario di quanto possa esserlo oggi, perché era monarchico addirittura, una cosa del genere, ecco, così. Quindi nell'Intesa non sono proprio mai entrato, mentre invece avevamo fondato a Padova una cosa che si chiamava con i vari nomi diversi, insomma, si è chiamato anche Intesa Democratica, in cui il democratico era fondamentale, in cui fecero parte praticamente, credo che metà dei professori universitari di Padova di adesso, cioè che hanno la mia età, cioè tra i 60 e i 70 anni, ecco così, sono passati di lì. Ecco. E poi dico, per me è stata estremamente importante l'esperienza di Israele, ci sono stato un anno, ho lavorato in un kibbutz e sono diventato comunista in Israele. In Israele c'era allora la grande stagione dei comunisti che arrivavano, il mio maestro di comunismo, se volete, è stato
era un ebreo egiziano, il quale era stato messo in galera da Naguib e liberato da Nasser. Io sono stato nel 53 in Israele, nel 54, e fu veramente una persona in cui veramente si viveva in questi kibbutz, no? Si viveva, c'era un comunismo radicale, no? Veramente in atto, cioè sia dalla proprietà alla famiglia, insomma, la dissoluzione di tutte le istituzioni borghesi era andata fino in fondo. Poi tornai e mi misi a studiare, divenni professore universitario e fu solo dopo essere diventato professore universitario che cominciai, devo dire, a far politica a fondo. Ecco, nel frattempo mi ero inserito nei Quaderni Rossi, cioè con questa organizzazione facevo una rivistina, e soprattutto ho cominciato ad andare davanti alle fabbriche. Io dal 58 fino a... ho sempre, mi sono alzato la mattina presto. Prima lo facevo perché la mia mamma sosteneva che la mattina si studia meglio che la sera, e poi andava a fare la maestra, andava a lavorare fuori, si alzava alle 6 di mattina, e quindi mi svegliava alle 6, lavoravo dalle 6 alle 8, e devo dire che questo lo consiglio ai ragazzi se hanno voglia di farlo ancora. E poi invece mi alzavo alle 6 per andare davanti alle fabbriche, no? Anche alle 5, all'entrata del primo turno. E lì, perché poi io vivevo nel Veneto, in questo strano posto, dove in effetti l'industrializzazione era in corso. Cioè io adesso, quando torno nel Veneto adesso, sono sbalordito. Questa è la regione più ricca, no? Una delle regioni più ricche d'Europa ormai, per non dire del mondo. E allora invece c'era una miseria folle, l'emigrazione, tutti se ne andavano così. E quello fu il periodo in cui veramente il sindacato non se ne parla. Il petrolchimico di Marghera, che fu il luogo in cui io lavorai soprattutto, no? Era stato praticamente, si è cominciato a mettere in piedi nel 58. Noi facciamo il primo sciopero che si chiamava Selvaggio, era uno sciopero organizzato dal principio alla fine, no? Proprio, ecco, lo chiamano Selvaggio perché i sindacati non c'entravano niente, perché il sindacato non c'era, c'erano solo i sindacati gialli, quelli, no? Che facevano la contrattazione con il padrone. E noi invece mettemmo in piedi, no, queste forze che diventarono poi la base, no, proprio dei movimenti autonomi nel Veneto. E poi attraverso i Quaderni Rossi cominciai ad andare a Torino, alla Fiat, che era la grande scuola, no, in cui si imparava. Vedi come sono cambiate le cose, sono cambiate moltissimo, perché oggi insomma allora veramente la classe operaia nelle fabbriche era assolutamente fondamentale per insegnare a tutti come si poteva resistere allo sfruttamento, no? Le Brigate Rosse sono nate lì? Le Brigate Rosse sono nate all'Università di Trento, per quanto ne so io. Cioè, sono un fenomeno intellettuale che poi si è collegato in maniera molto stretta a delle avanguardie operaie. Molto stretta, devo dire, in maniera assolutamente decisiva, soprattutto poi questa avanguardia operaia all'interno delle Brigate Rosse è diventata centrale subito dopo l'arresto, che credo sia stato nel 75, di Curcio e Franceschini. Lei è stato leader di Autonomia Operaia, però. Ma anche lì sa un altro problema grosso, insomma, questo è appunto, io sono stato leader, non sono mai stato di nulla. Io sono stato direttore di un giornale, o di più giornali. Si chiamava alla stessa maniera, no? No, si chiamava Rosso. Rosso, sì. In cui, non so, c'era... Ma anche lì, vede, come strano, perché c'era gran parte degli intellettuali, della gente che poi, dico così, che adesso li ritroviamo nei girotondi, che allora invece faceva parte di queste cose. Non so, lì c'era un sacco di nomi che potrei fare, di cui alcuni poi sono partiti in quegli anni, sono andati all'estero, sono diventati grandissimi professori altrove, ecco, negli Stati Uniti. Una altrove domanda, sono... poi passo tutto a Lorenzo Bianchi. Ma lei si sente la coscienza tranquilla? Ma senta, relativamente... Quali sbagli ha fatto, mi dica? Ma guardi, quali sbagli, ne sbagli abbiamo fatti tutti quanti. Io evidentemente dico di sbagli ne ho fatti molti, perché ho sopravvalutato la forza dei movimenti. L'ho sopravvalutata e quindi mi sono impegnato al livello della sopravvalutazione. E quindi questo è un errore logico, è un errore di conoscenza. E questo, di questo, pagato, punto e basta. Sto finendo di pagare 17 anni di galera, quindi dico, lasciatemi in pace, no? Però sono rimasto vivo, vedete? E questa è la cosa che mi interessa assolutamente. Ho continuato a studiare, ho continuato a lavorare, ho continuato a buttare fuori le mie idee e non sono pentito.
Lorenzo Bianchi. Sì, io sono rimasto, devo dire, molto sorpreso dalla lettura del finale del libro, perché c'è il finale è veramente una grossa sorpresa. Ci ho letto alcune frasi. Una è questa: questa militanza resiste nei contropoteri e si ribella proiettandosi in un progetto di amore. Poi si cita la leggenda di San Francesco d'Assisi, no? Un'antica leggenda che potrebbe illuminare la vita futura della militanza comunista. Restano insieme semplicemente nell'amore e con innocenza. Queste sono la chiarezza e la gioia incontenibile di essere comunisti. È un finale un po' sorprendente per questo libro che poi che punta, direi quasi, sul sentimento, per un libro che invece è analitico, è difficile, è pieno di riferimenti filosofici, di analisi complesse, in assenza però, ho notato, di numeri, di cifre, e anche questo è un aspetto che mi ha molto incuriosito. Ci può un pochettino argomentare, sembra quasi un salto, una fuga dalle analisi, dalle argomentazioni razionali che invece e filosofiche che invece sono poi il corpus del volume. Ma guardi, per quanto riguarda i numeri, la risposta credo sia abbastanza facile, cioè nel senso che le statistiche, Leopardi, no? Accusava questo mondo di diventare un mondo statistico, no? Cioè di non riuscire più a ragionare. La statistica è estremamente importante, ma allora si fa un libro di statistica. La statistica non dimostra nulla. E quindi il problema non è tanto i numeri, perché vede, non so se lei si legge La ricchezza delle relazioni di Adam Smith, non c'è un solo numero. Ecco. E devo dire che Il capitale di Marx avrebbe guadagnato moltissimo a non metterci i numeri dentro. Infatti ci sono tutti i conti di Marx sono dei conti che non valgono nulla, sono dei conti aritmetici che non funzionano proprio nulla a descrivere le leggi che invece ci sono e che hanno perlomeno per un certo periodo finché il mondo delle fabbriche così. Quindi questa storia dei numeri, se diventa un'accusa di mancanza di rigore per il libro, ecco, allora posso rispondere, ma non credo che sia questo. Ecco. Per quanto riguarda invece la conclusione è un po' così, è stata accusata di essere mistico-utopica. Ecco, io non credo, cioè io li faccio con... ma d'altra parte il libro intercala a quelle che sono delle parti analitiche, fortemente analitiche, degli inserti, che sono gli inserti letterari, quelli che noi chiamiamo, che all'inizio il modello era un po' di trovare due logiche, non ci siamo riusciti alla fin fine, ma quando abbiamo pensato il libro l'avevamo pensato come con due logiche, una che fosse la logica della ragione e l'altra che fosse la logica degli affetti o delle passioni. Ecco, non ci siamo riusciti anche perché l'editore ci ha tolto circa 200 pagine, giustamente, perché se no sarebbe diventato un libro di 700. E quindi abbiamo soprattutto tolto evidentemente gli inserti, no? Le parti più affettive, passionali. Ecco. È restata quest'ultima con questo riferimento a Francesco d'Assisi e alla gioia di essere comunisti, che va interpretato in maniera non mistico-utopica, ma piuttosto realistica, e spiego perché. L'idea di questo riferimento a San Francesco viene da Machiavelli. C'è un passo di Machiavelli molto bello nei commenti alle Decche di Tito Livio, dove dice: se le religioni o se le sette o gli stati vogliono sopravvivere,
e rinnovarsi devono tornare alle origini. E la religione cristiana, aggiunge Machiavelli, sarebbe già finita se non ci fossero stati San Domenico e San Francesco a rinnovarla. Ed è quello che noi pensiamo del comunismo. Pensiamo che il comunismo debba essere rinnovato, è rinnovato tornando alle origini. E le origini che cosa sono? Sono appunto una predicazione e una pratica di amore cooperativo tra gli uomini, per costruire associazione, per creare una forza sociale che riesce a dirigersi, a autodirigersi, per determinare eguaglianza tra gli uomini. Perché questo è possibile, ed è tanto più possibile quanto più andiamo avanti, quanto più la produzione, gli utensili della produzione sono recuperati dal cervello. L'utensile della produzione non c'è più bisogno che ci sia un padrone a darcelo. Siamo noi che ce lo portiamo dietro nel nostro cervello. Il passaggio dalla fabbrica alla società, dal lavoro materiale al lavoro immateriale, dal lavoro costretto al lavoro, a quel tipo di libertà che il lavoro intellettuale concede, è la capacità di recuperare lo strumento del lavoro a se stesso. Ed è lì che la vera libertà si concede. E quindi lì dobbiamo tornare alle origini. Tornare alle origini che significa effettivamente tornare a quello che è stato il socialismo, il comunismo all'inizio, la costruzione delle cooperative, la costruzione dei sindacati, la costruzione di tutto quello che è la costruzione non dei partiti ma delle forme politiche dell'associazione. Questa è la cosa che dobbiamo veramente così, sul livello globale, muoverci, sul livello dell'internazionale, sul livello appunto di queste grandi speranze che tutto questo determina per noi. Domande del pubblico, Alessio, pronto, subito la prima domanda. Brevi, così ne facciamo tante, andiamo avanti ancora un po'. Buonasera. Io ho ascoltato molto attentamente tutto quello che lei ha fatto riferimento e tre o quattro cose mi sono rimaste particolarmente impresse. Parto dall'ultima, di questo ritrovamento del comunismo che lei professa, quando il mondo ormai l'ha condannato, perché la dottrina comunista praticamente è rimasta solamente a Cuba. E quindi non vedo come lei professore ritorna alle origini, che ha portato tanti disastri. La seconda cosa, quando lei ha definito persone per bene le brigate rosse, io credo, i brigatisti rossi, io credo che lei dovrebbe andare a dire sia agli orfani dei brigatisti, sia agli orfani delle vittime dei brigatisti, perché definire persone oneste perché non hanno preso i soldi, anche lì disquisisco perché un'organizzazione così grossa non poteva non essere finanziata. Non poteva non essere finanziata. I soldi ci dovevano essere. E la terza cosa, sinceramente, che mi ha veramente rammaricato è la quasi giustificazione del fatto che l'11 settembre di un Bin Laden che ha fatto dei danni all'umanità incredibili, alla sua nazione in primis, perché faceva vivere le donne in maniera bestiale ed anche gli uomini, e ha fatto un attentato veramente vile. Quindi anche questo tipo di giustificazione come reazione ad un mondo perverso, sinceramente mi sembra esagerato. Io, professore, dico la verità, prima di stasera non avevo nessuna, no, perlomeno ero indeciso sulla sua partecipazione. Io devo dire che dopo stasera, mi dispiace, non conto niente, ma sono colpevolista, veramente, mi dispiace, però è la mia impressione. Prego, Tony Negri, risposta. Io credo che effettivamente i colpevolisti non si può dire nulla, se non dico andatevi a leggere gli atti, punto e basta. E, sa, perché queste sono delle cose che, sa, in Italia purtroppo si fa così, no? Si pensa,
si pensa che le Brigate Rosse siano pagate, non potevano non essere pagate. Andatevi a leggere le cose, studiate. Vede, studiare è sempre una cosa che non bisogna mai interrompere durante la vita, mai. Superare l'informazione della stampa, superare quelle che sono le barriere ideologiche, essere critici. Mi permetta di dirglielo, tanto perché dico, una volta che ho sentito dire che io sono colpevole, posso anche dirle che lei non è molto intelligente. Senta, mi dica una cosa, ma scusi, il rapimento Moro, fatto come è stato fatto, con grandi mezzi, poi anche per tenerlo nascosto, eccetera, cosa ne pensi? Che scelta è stata questa? Se erano... Io non posso dirle nulla, io non sono mai stato delle Brigate Rosse, io ho conosciuto i brigatisti rossi in carcere. Io le cose che so delle Brigate Rosse le so, perché ho letto i libri, mi sono informato, ho parlato con queste persone. Non sono mai stato delle Brigate Rosse, come faccio a dirlo? Sono stato accusato di questo e sono stato innocentato durante la stessa carcerazione preventiva che è durata 5 anni. Come carcerazione preventiva vuol dire che sono stato 5 anni in galera senza processo. 5 anni in galera senza processo dentro carceri speciali. Come si fa a spiegare queste cose? Vedi l'ignoranza della gente, a che punto è arrivata? L'ignoranza anche dell'opinione, diciamo, l'ignoranza dell'opinione pubblica, faccio correggere alcune cose, mi dispiace, se questo, se il regime ha imposto questo, voi vi tenete le falsità. Non c'è altro da dirvi. Io vi sto semplicemente dicendo delle cose vere. Contesto, qualsiasi persona mi contesti quello che sto dicendo. Quando finirà il suo procedimento, cioè il procedimento che è verso... La mia pena finirà il 24 ottobre 1900. Lei adesso è in libertà e... Adesso sono in affidamento ai servizi sociali, dopo aver fatto 9 anni di galera, 10 anni di galera ormai, tra quasi 7 anni di galera chiusa e 3 anni e mezzo di galera semi-libertà. Quindi ha rovinato anche la sua famiglia in un certo senso. Ma la mia famiglia mi ha seguito sempre, perché la mia famiglia sa cosa... Cioè, la mia famiglia ama la giustizia. E quindi capisce queste cose. Cioè, qui bisogna che ci mettiamo in testa, che non state a guardare un mostro che è ritornato in circolazione. Sono una persona che si è battuta per le proprie idee, ha compiuto probabilmente qualche reato, non molto al di là di quelli che sono i reati di piazza. Cioè, per esempio, qualcosa... Ma l'organizzazione di manifestazioni sovversive, manifestazioni dure, picchetti forti, tutto quello che praticamente un qualsiasi sindacalista ha fatto in tutta la sua vita. E dico solo che ci siamo trovati evidentemente in una congiuntura molto speciale, politica, no? In cui si è deciso che a un certo punto il compromesso storico tra le forze della Democrazia Cristiana e le forze del Partito Comunista Italiano, dico, non avevano più bisogno di questo tipo di sviluppo. Io credo che ci siano dei ragionamenti molto diversi da quelli di andare a cercare le mie responsabilità che si dovrebbero fare a questo punto. Sono, per esempio, perché in Italia, diversamente da tutti gli altri paesi europei, la generazione del 68 non è stata riassorbita. Perché in Germania la generazione del 68 è stata prima isolata, ma insomma dico con aiuti pesanti a tutta la nuova a tutti i nuovi giovani disoccupati che apparivano sul mercato del lavoro in un periodo di grande trasformazione. Poi c'è stata la formazione del Partito Verde, in Francia c'è stata un'apertura così delle associazioni o delle cooperative, è stato, ma guarda i processi fatti da governi di destra. In Italia invece sono stati 60.000 perseguiti, 24.000 condannati, di cui solo una parte minima erano delle persone che avevano preso le armi. Questa è la realtà italiana. Questa è una realtà che bisogna a un certo punto, io dico,
Personalmente, guardate, non so, dico, ho sofferto evidentemente quello che bisognava che ciascuno di noi soffriva, però dico, sono riuscito così a uscirne studiando, lavorando. Poi dico, mi sono fatto i miei anni di esilio, come ci sono? Ci sono ancora 250 persone a Parigi di cui credo che con delitti gravi ce ne siano al massimo una ventina. Questa è la realtà. Senta, come vive lei adesso, visto che sarà difficile anche lavorare, insegnare? Come vive? Io ho una pensione. La pensione da insegnante? Professore universitario, io ero professore ordinario, sono stato professore ordinario e quindi quando poi dico, essendo stato sospeso dai pubblici uffici, sono stato anche espulso dall'insegnamento e quindi io... Una pensione piuttosto bassa, insomma. Ma una pensione normale, insomma, e poi scrivo, io cioè, da quando sono andato in Francia ho lavorato scrivendo, cioè faccio... Come è considerato in Francia, Toni Negri? È considerato, io ho sempre lavorato in Francia per i ministeri. Cioè, ho sempre lavorato come sociologo per i ministeri, ero quello che formava per quanto riguarda i piani di sviluppo proprio per le cose che avevo vissuto qui. Io mi trovavo ad essere un esperto, per esempio, nel passaggio dalla grande industria alle nuove produzioni, perché appunto negli anni 70 noi avevamo teorizzato, l'autonomia aveva teorizzato questo, aveva teorizzato la relativa estinzione, no, dei processi di produzione in fabbrica, dei processi di produzione fordisti, come si chiamava, e la nascita, no, di quella che era la produzione sociale. Quindi l'organizzazione cominciava a spostarsi dalla fabbrica al sociale e quindi cominciavamo a organizzare i giovani sul territorio piuttosto, e chiedevamo al sindacato di aprirsi al territorio. Cioè tutte esattamente le cose che stanno con 20 anni oggi il sindacato comincia a riconoscere. Lorenzo Bianchi. La domanda e poi andiamo al pubblico, scusi signore. Sì, ricordatevi del libro Impero, è in vendita dall'abito Nacchera, poi rimarrà qui Toni Negri a firmarli. C'è un altro passaggio che meriterebbe di essere chiarito. Io questo non l'ho desunto dal libro, ma l'ho desunto da una cronaca che aveva fatto Repubblica della sua partecipazione al festival di Radio Sherwood. Se non sbaglio è stato mercoledì della settimana precedente. E le attribuiva questa frase: fare come i primi cristiani, ovvero andarsene da questo mondo dove non c'è più un fuori verso un nuovo mondo possibile. Che cosa vuol dire? Vedi, io non credo, appunto, come dicevo precedentemente, che oggi la rappresentanza così com'è possa rappresentare gli interessi della gente. Vede, in Argentina la gente reagisce, la parola d'ordine è diventata che se ne vayan todos, che se ne vadano tutti. E io credo che effettivamente oggi il grosso problema che noi ci dobbiamo porre è quello di una ricomposizione della sinistra, chiamiamola sinistra, comunque di tutte le persone che vogliono effettivamente una vera trasformazione. Il paragone con i cristiani è questo. Noi abbiamo in testa effettivamente non solo io, anzi io arrivo per ultimo da questo punto di vista, ma io credo che le nuove generazioni, le generazioni non global, abbiano veramente in testa un nuovo mondo, che un nuovo mondo è possibile, cioè un mondo in cui la solidarietà, i valori fondamentali così proprio della cooperazione, che poi sono cose che vivono anche nel lavoro che fanno, va di bene, cioè non c'è una differenza tra le idee e il lavoro e le esperienze che fanno. Ecco, che queste cose qui siano assolutamente presenti e che bisogna finirla con il tipo di orizzonte politico nel quale siamo, un orizzonte politico nel quale nessuno di noi si riconosce più. Io non so, insomma, se io vedo un dibattito tra Berlusconi e D'Alema, a me mi chiedo che cosa sto facendo. Cioè, mi sembra i pupazzi quando ero bambino, capisci? Che andavo a vedere così alla... Guarda che non voglio fare del qualunquismo, badate bene. Dico queste cose solamente perché credo che è possibile un'alternativa a questo mondo.
Il libro vale questo, se è successo alle università americane, nei campus americani, è perché dice queste cose qui. Quindi alla base ci vuole una grande cultura, alla base ci vuole... No, alla base ci vogliono dei grandi bisogni e grandi passioni, guarda. Certo. Ci bisogna essere come San Francesco, cioè veramente mettersi, e qui non dico più per scherzo, dico mettersi, militare, vivere come vive la gente, starci dentro, criticare dall'interno, rifiutare i privilegi che si sono avuti. Pensare che effettivamente è solo amandosi che si costruisce le cose. Quando dico amandosi non dico guardarsi con gli occhioni, capisci, come degli imbecilli. Dico pensando quali sono, dico così, le passioni che hai tu e come io posso essere compassionevole, ma che vuol dire avere passioni insieme a te. Senta professore, volevo che mi chiarisse un fatto che va avanti da troppo tempo ormai. Chi è che non vuole la pace in Medio Oriente? Me lo spiega questa storia? No, perché dico, qui le cose stanno così, si continua, ci sarà un incontro, non ci sarà un incontro, e poi ci sono gli attentati, e poi si va avanti. Ecco, ma perché? Ma guardi, io questo proprio... Queste sono proprio le domande dalle quali cosa vuole? Lì ormai si è creata la situazione, si è creata, comunque io non sono un esperto della situazione. Quello che posso dirle è questo, insomma, che io credo che effettivamente io ho molti amici in Israele e molti amici... No, visto che era stato in un kibbutz... No, no, che... ma dico, ho molti amici in Israele, ho molti amici di cultura ebraica qui. Io penso effettivamente che la situazione sia maledettamente difficile, che comunque in Israele ci sia un governo, quello di Ariel Sharon, che è un governo, cosa vuole? Faccia conto, io sono sempre stato sono degli irredentisti, è gente che veramente vuole la grande Israele dal mare al Giordano. E sa, dai Jabotinsky a Begin a Sharon è una continuità. Ed è una continuità che è una continuità ottocentesca. E quando diventano novecenteschi o ventunesimo secolo, diventano poi agenti diretti dell'impero, insomma. La guerra che si sta sperimentando in Israele è una guerra feroce contro i palestinesi, una guerra in cui tutta una serie di nuove tecniche vengono messe in atto, in cui la guerra e la polizia marciano insieme. È una cosa maledettamente... è lì l'unica cosa che si può fare. Proprio oggi leggevo su New York Review of Books un articolo di Tony Jute, e come si sente dal nome è indubbiamente uno che non è diciamo cristiano, ecco, per così dire, e si diceva, è solamente da fuori che ormai questa cosa si può risolvere, è solamente... E le devo dire un'altra cosa, che questa è una cosa che mi fa molto male interiormente, perché apprezzo molti compagni israeliani, apprezzo molto Israele, penso che Israele debba essere difesa a tutti i costi. Penso che veramente dopo la marcia di Ariel Sharon nella spianata dei templi, per la prima volta Israele sia stato in serio pericolo. Che per la prima volta in quest'ultima fase, in questi ultimi anni, Israele, cioè la dirigenza di Israele, ha portato Israele al pericolo. Al pericolo di non sussistere più. Ecco. E penso, questo lo dico con estrema così, perché penso che è una politica demenziale. Domanda del pubblico, signora. Sì, buonasera, io sono francese. E io ho vissuto a Parigi al momento che quando lei è arrivato a Parigi. Un po' più forte, signora. Sì, e io posso testimoniare che a Parigi, in Francia, la sua situazione è stata molto chiara, ossia i media hanno apertamente spiegato qual era la sua situazione giuridica, legale, e a me mi sembra che la società francese l'ha non solo accettata,
e non come una cosa imposta, ma come un intellettuale che veniva in circostanze particolari a esercitare il suo mestiere di intellettuale in Francia. Non mi sembra che i media cosiddetti di destra abbiano mai scatenato qualsiasi campagna, voglio dire. Ma non è questo che volevo fare una domanda che riguarda eventuali adeguamenti tra lei e ciò che dice Noam Chomsky della comunicazione, questo movimento che è anche ampliato con le iniziative di Ignazio Ramonet riguardo alla cosiddetta, non so se lo dico bene in italiano, sorveglianza dei media. E non mi sembra che sia un punto proprio molto forte questa situazione del giornalismo, soprattutto scritto, anche abbastanza, sì, anche televisivo, ma questa incapacità a rendere conto veramente della realtà. Penso ad esempio a ciò che dice il libro di Travaglio e dei suoi colleghi su come dopo Manipoliti la stampa ha anche un po' abbastanza modificato lo sguardo degli italiani riguardo al pool dei magistrati, eccetera, eccetera. Ma si potrebbe dare migliaia di esempi. Non mi sembra la comunicazione un punto veramente cruciale di un futuro? Scusi se non la posso guardare perché ho il sole. Si viene qua, non è che forse sì, va bene, non importa questo. No, io sono completamente d'accordo con lei, signora, che il problema appunto della comunicazione sia in questo mondo evidentemente ormai diventato, cos'è, il quarto, il quinto potere, non so, ecco così, e che il problema della sorveglianza, ma sai, sono sempre parole che sono terribilmente ambigue e pericolosissime, perché da un lato, cioè, cosa vuole? Lì tutto il problema è quello della proprietà dei mezzi di comunicazione. Io non so bene, insomma, evidentemente in Italia c'è una situazione che mi sembra come minimo così anomala, cioè, quando lei pensa che in realtà tutti i mezzi di comunicazione sono nelle mani di una parte politica e di una parte capitalistica precisa. Non so dirlo, insomma, penso che effettivamente sia un problema assolutamente fondamentale, ma bisogna porlo: quale può essere una forma di democratizzazione reale dei media? C'è stato per esempio il tentativo, che soprattutto negli anni 80 è stato generalizzato, della costruzione di autorità, no? Di grandi di autorità che controllavano, vabbè, sia la distribuzione dei canali televisivi e via di questo passo, sia poi solamente in parte estremamente limitate, no? La sostanza del messaggio. Ma tutto questo non credo che abbia avuto dei grandi effetti. Ci sono poi invece esperienze che partono dalla base, ma che sono molto tradizionali, come per esempio le cooperative dei giornalisti. Cioè, c'è un grande giornale europeo, no? Che è Le Monde, che è un giornale che è gestito direttamente, credo con un capitale sopra il 50%, comunque da giornalisti. Tutto questo non credo che sia decisivo, perché poi il peso della pubblicità è fondamentale, perché il peso dei sistemi economici attorno alla stampa, cioè, è fondamentale. Non so, le dico, c'è questo esperimento molto molto bello che è quello di Indy Media, cioè di questa catena completamente aperta, no? Di questa rete completamente aperta in cui tutti buttano le loro informazioni, le loro notizie, che circola a livello mondiale. È una cosa estremamente importante, però ancora primitiva, no? Ecco così, nella sua formazione. Poi riguarda semplicemente l'informazione proprio, diciamo, hard, ecco, l'informazione pesante. Io adesso con il mio compagno Michael Hart stiamo scrivendo appunto un libro sul concetto di democrazia, e
questo è il problema della comunicazione, così è, diventa evidentemente assolutamente fondamentale da questo punto di vista. Però le confesso l'enorme difficoltà in cui ci troviamo ogni volta che superiamo il livello dei principi per arrivare a... perché è chiaro che lì... cosa vuole lì? Adesso il problema però è quello, insomma, e la comunicazione ormai è un po' come il problema dell'acqua. Si dice l'acqua la si privatizza o deve rimanere pubblica? Io credo che effettivamente l'acqua non deve né rimanere pubblica né essere privatizzata, deve essere qualcosa di comune. Il grande problema è quello di capire come si fa a gestire il comune, e l'informazione è la stessa cosa. L'informazione ormai non è come l'acqua, nella quale è come l'aria. Ci sono ormai, e questo risulta chiaro proprio dalla trasformazione di civiltà nella quale siamo entrati, no? Che è segnata appunto, l'impero ne è solo la conseguenza, se vuole, ma siamo entrati in una società in cui appunto tutti, capisce, le privatizzazioni sono anche queste cose ottocentesche, a parte il fatto che poi corrispondono veramente a una raffa, no? di nuovi gruppi che si mettono i soldi in tasca, insomma è un po', se lei è francese, dico, questo è proprio un regime alla Luigi Filippo, capito? Ecco, siamo proprio alla raffa. Toni Negri, volevo chiederle prima di finire, poi vi leggerò alcune cose che sono scritte dietro il libro di giornali internazionali, ma stare in carcere ed essere, come dice lei, innocenti, fa male? Ma io non mi sono mai sentito innocente, io mi sono sentito parte di un movimento e la cui colpa fondamentale era quella di essere stato sconfitto. Quindi fa male, come? Essere sconfitti. Il problema è di cascare in piedi. Il problema è che la sconfitta che si è subita sia semplicemente una fase di quella che è una battaglia che continua. E quindi da questo punto di vista sì, il coraggio, se non lo si ha, lo si impara. Molte persone addirittura si ammalano in carcere, vedi Tortora, vedi altri. Ma sa, lì nel giro dei professori che sono stati arrestati con me e sono stati tutti assolti dopo 6 anni di carcere preventivo, ne sono morti 10. Io da questo sono sicuro, sto dicendo una grande sciocchezza che non dovrei dire in pubblico perché è tutto tranne che scientifica, ma che c'è una base psicosomatica fortissima nel tumore. Ma questo dico può essere veramente una grande idiozia quella che sto dicendo. Sta di fatto che l'ho sperimentata per questi compagni e nessuno gli ha chiesto scusa, mi credo. Un libro che sta suscitando grande fermento nelle università da San Paolo a Tokyo, New York Times. Non occorre condividere la prospettiva marxista degli autori per trovare il libro affascinante, Time. Impero disegna una straordinaria visione politica. Siamo una specie creativa e illuminata e la nostra storia è quella del progresso dell'umanità, The Observer, la Bibbia del nuovo movimento, l'Espresso. Questo è il libro Impero di Antonio Negri e Michael Heard, pubblicato dalla Rizzoli.